parliamo di adozioni a genitori si diventa. C'è una notizia che ha fatto il giro della rete, non solo, ne parlavano in Germania in una radio tedesca alcuni giorni fa, ed è la notizia legata alle adozioni. In Italia si adotta meno rispetto al passato, le conseguenze sono svariate: a farne le spese intanto sono i bambini, costretti a rimanere negli orfanotrofi, e poi le coppie che vorrebbero adottare non riescono, causa tempi burocratici molto lunghi. Ne parliamo con la presidente di Coordinamento Care, Monia Ferritti. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Presidente, intanto spieghiamo agli amici che ci seguono Coordinamento Care che cos'è. Magari non conoscono l'associazione, quindi diamo agli ascoltatori maggiori informazioni. Il Coordinamento Care è un coordinamento di associazioni familiari, adottive e affidatarie. In questo momento siamo in 33 su tutto il territorio nazionale, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, e sono associazioni di famiglie formate da famiglie adottive o affidatarie intendono esserlo, diventarlo. Siamo nati nel 2011 e il coordinamento è l'interfaccia politico fra le azioni delle associazioni familiari che fanno sul territorio, dove fanno prevalentemente incontri con le famiglie adottive e affidatarie, per l'appunto i gruppi di auto mutuo aiuto, gli incontri conviviali eccetera, e le istituzioni come il Ministero dell'Istruzione, il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro eccetera, la Commissione Adozioni Internazionali, a cui chiediamo delle precise soluzioni politiche ai problemi che le associazioni e le famiglie hanno rispetto all'affido o all'adozione. Interessante. Quali sono quindi le richieste che avete sottoposto all'attenzione della politica nell'ultimo periodo? Ma il nostro successo, partiamo da questo, è l'emanazione delle linee di indirizzo per l'inserimento degli alunni adottati a scuola, sottoscritte dal Ministero dell'Istruzione nel dicembre del 2014, firmate dal Ministro Giannini, e poi nel luglio del 2015 sono state anche inserite in un comma nella legge della buona scuola. È stato un lavoro che il Coordinamento Care ha cominciato a fare insieme al Ministero dell'Istruzione fin dal 2010, è stato un lavoro molto lungo, però anche molto interessante e articolare. Ed è stata la spinta, questo nato sulla spinta della richiesta delle famiglie, perché l'età media dell'adozione internazionale in Italia è circa 6 anni. E quindi questo significa che i bambini, una volta arrivati in famiglia, dovrebbero andare immediatamente a scuola, o comunque la scuola diventa immediatamente un'esigenza per le famiglie. Quindi trovare un luogo, che è la scuola, il contesto sociale verso il quale si affacciano subito dopo la famiglia, che possa essere il più accogliente possibile, o comunque che possa cominciare a conoscere quali possono essere le problematiche a monte dell'adozione dei nostri bambini, era per noi fondamentale. Da qui appunto l'emanazione di queste linee di indirizzo, strumento utilissimo sia per i genitori e le famiglie, ma soprattutto per gli insegnanti e i dirigenti. Siamo in diretta con Monia Ferritti, presidente dell'associazione Coordinamento Care, un'associazione che, come abbiamo già sentito, fa da mediatore tra le esigenze dei genitori e la politica, e quindi cerca di regolamentare le adozioni internazionali e attribuire un senso, fare in modo che appunto non ci siano problemi. Abbiamo parlato dell'ultima legge riguardante le adozioni. Presidente, ci sono altre problematiche da risolvere? Se sì, quali? Adesso c'è stata la nomina del presidente Maria Elena Boschi, della ministra Maria Elena Boschi, alla presidenza della CAI. Quali problemi e criticità sul tema dovrà risolvere la ministra? Beh, la criticità numero uno è sicuramente riguarda la Repubblica Democratica del Congo e il rientro degli ultimi bambini che sono ancora rimasti lì e che sono adottati da coppie italiane. Diciamo che questo è il problema numero uno. So che il ministro sta lavorando molto e bene, e ci attendiamo il rientro quanto prima. E successivamente ci sono moltissimi temi sul tavolo del ministro che dovrà
affrontare, citiamo la Bielorussia, citiamo l'Etiopia, la Federazione Russa, eccetera, la Cambogia, ma fra questi temi, che sono appunto le problematiche relative al paese, c'è prioritariamente la convocazione della Commissione Adozioni Internazionali, che non si riunisce ormai da troppo tempo, e la pubblicazione dei report dei dati statistici degli ingressi del 2014 e del 2015 relativi alle adozioni internazionali. Sono stati pubblicati una settimana fa i totali secchi, però solitamente, insomma, fino ad ora c'è sempre stato un corposo report statistico che accompagnava tutti i dati relativi agli ingressi delle adozioni internazionali, che sono utilissimi, non sono dati a uso solamente degli operatori, anche se per loro saranno sicuramente fondamentali, ma anche delle famiglie per quanto riguarda, per esempio, la scelta del paese o la scelta dell'ente autorizzato, e per gli operatori e per gli insegnanti, perché sapere in quella regione quanti bambini e di che età vanno, insomma, saranno presto inseriti a scuola è una informazione per la salute, perché sapere quanti bambini con special needs possono arrivare appunto in quella regione, in quella provincia, è un'informazione. Informazioni, cioè sono informazioni che sicuramente sono utili. Sono queste le problematiche per cui gli italiani non adottano come in passato? Cioè, abbiamo detto che la nostra notizia è che le adozioni sono molto calate in Italia. Le cause sono quelle che ci ha appena segnalato, o ci sono delle altre motivazioni? Ma ci sono molte motivazioni diverse che si intersecano. La prima sicuramente è il maggiore accesso alla procreazione medicalmente assistita, che fa scegliere molte coppie verso questo tipo di strada piuttosto che quella dell'adozione. Poi sicuramente incidono i costi, l'adozione internazionale è davvero molto costosa, il governo dovrebbe intervenire con degli aiuti sostanziosi alle famiglie che decidono di adottare un bambino, anche perché l'adozione è l'unica forma di genitorialità che è completamente a carico della coppia, a differenza, insomma, delle altre forme di genitorialità, compresa la procreazione medicalmente assistita, che per una parte appunto è coperta dal Servizio Sanitario Nazionale. E poi i tempi che disincentivano, perché sicuramente sono lunghi, insomma sono più fattori che messi insieme allontanano le famiglie dalla scelta di diventare genitori attraverso l'adozione. Quanto al futuro c'è da ben sperare? C'è da ben sperare, questo perché noi siamo comunque un paese di grandissima accoglienza, tradizionalmente di grandissima accoglienza. Secondo me, secondo il coordinamento CARE, è necessario mettere a punto alcune soluzioni che possono essere appunto il sostegno economico nella fase proprio della realizzazione dell'adozione, ma soprattutto mettere a punto un sistema di post-adozione che possa aiutare poi le famiglie a tenere e ad essere appunto sostenute durante un periodo che può essere di circa 3 anni dopo l'adozione, e così via. Insomma, basta mettere a punto alcuni sistemi che sicuramente l'adozione lì comincerà di nuovo a crescere. Abbiamo parlato di adozioni, criticità e soluzioni, ne abbiamo parlato con la presidente del coordinamento CARE, Monia Ferritti. Buon lavoro e a risentirci presto. Grazie, buon lavoro anche a voi.